Non si capisce perché, quasi sempre i sogni, proprio nel momento in cui, come specchi fedeli dell'anima, stanno per svelare al soggetto i suoi intendimenti nascosti, si interrompono. Ero lì, in una specie di zattera, un naufragio, chi lo so. Insomma, sono lì su un relitto di 1 metro per 1,5 metri circa. E stranamente tranquillo, in mezzo all'oceano, galleggio. Cosa vorrà dire? Beh, vedremo poi. A dire la verità, avevo già sognato di essere su una zattera con una dozzina di donne stupende. Nude. Ma il significato mi sembra chiaro. Ora sono qui da solo, ho il mio giusto spazio vitale, mi sono organizzato bene, il pesce non manca, ho anche una discreta riserva d'acqua, i servizi eccomi averli in camera, ho anche un grosso bastone che mi serve da remo. Non è un sogno angoscioso, ma cosa vorrà dire? Fuga, ritiro, solitudine? Probabilmente il desiderio di sfuggire la vita esterna che ci preme da ogni parte. Si diventa filosofi dei sogni. Oddio, cosa vedo? Fine della filosofia. No, non può essere una testa, forse una boa. Non so per cosa fare il tifo. La boa fa meno compagnia, ma è più rassicurante. No, no, si muove. Si muove, mi sembra di vedere degli spruzzi. Non è possibile che sia un pesce. È qualcosa che annaspa, sprofonda, riappare, lotta disperatamente con le onde. È un uomo! 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 E ora che faccio? La zattera è un monoposto, ne sono sicuro. Per il pesce non ci sarebbe problema, ma la zattera in due non credo che tenga. Non tiene. Ma che? Non mi sente. E ora, che faccio? Ma come che faccio? Sono sempre stato per l'ospitalità, per l'accoglienza, per la fratellanza. Ho lottato tutta la vita per questi principi. Sì, ma non mi ero mai trovato. Ma quale principio? Questa è la fine, in due qui non la scappiamo. E lui avanza le onde. Fende le onde. Madonna, come fende. Sarà 70 metri, 50, 30. Ostia. Quasi quasi gli preparo un dentice. E se non gli piace il pesce? Se gli piace solo la carne? Umana? No, no, io devo pensare a me, alla mia sopravvivenza. Mors tua, vita mea. Oddio, non dovrò mica ucciderlo. Ma no, cosa dico? Sto delirando, lo devo salvare, poi in qualche modo ci arrangeremo fraternamente, staremo vicini. E per forza non c'è spazio. Stretti, uniti, corpo a corpo, nudi. Guarda come nuota. Che bestia. Ormai sarà a 10 metri, mi saluta, mi fa dei gesti, mi sorride. Lo schifoso. Ma io lo denuncio, lo ammazzo. Ma no, cosa dico, poveretto, per lui sono la salvezza, la vita. Dio buono, sarà a 7 metri. Cosa posso fare? Ecco, potrei prendere il bastone, potrei allungarglielo per aiutarlo a salire. Potrei darglielo con violenza sulla testa. Siamo al gran finale del dramma. Il dubbio mi corrode, l'interrogativo morale mi divora. Ecco, devo decidere. 5 metri, 4, 3. Prendo il bastone. E a questo punto mi sono svegliato. Accidenti, maledizione. Non saprò mai se nel mio intimo prevale il senso umanitario dell'accoglienza o la grande paura della minaccia. Devo saperlo. Devo saperlo. Non posso restare in questo dubbio. Devo sapere come finisce questo sogno. Cerco di riaddormentarmi. Mi concentro. Sì, mi abbandono. Qualche volta funziona. Ecco. È così. Ce l'ho fatta. Il mare, l'oceano, le onde, l'acqua. Sì, un uomo su una zattera, sì. Un altro che nuota, arranca, annaspa disperato.
Sento il cuore che mi scoppia. Oddio, che succede? Sono io. Sono io che nuoto. No, io ero quell'altro, eh? Non è giusto. A me piaceva di più stare sulla zattera. Ma quale dubbi morali? Io sono per l'accoglienza, ne sono sicuro, le idee chiarissime. Ecco, ecco, sono a 5 metri dalla zattera. 4, 3, alzo la testa verso il mio salvatore. Eccomi. Dio, che botta, ragazzi. A questo punto mi sono svegliato di nuovo. Mi basta così. Non voglio sapere altro. Spero solo che non sia un sogno ricorrente.